Allora Gilberto, non è vero che dopo le elezioni anche il Movimento 5 Stelle è sparito? No, come qualche critica su certi gruppi non autorizzati? No, sto scherzando ovviamente. Ecco, stamattina cosa state facendo qui? Gazebo informativo, resoconto dell'attività consigliare e informazione su un po' su quello che sta accadendo dentro l'amministrazione. Tra l'altro prossimamente faremo anche degli incontri pubblici come avevamo promesso in campagna elettorale, un po' di zona, quindi qua in centro e anche nelle frazioni. Quindi invito tutti i cittadini a partecipare e a dirla loro, insomma, per quello che posso, insomma, cerco di essere sempre disponibile a portare la voce appunto della gente all'interno dell'amministrazione. Quindi contrariamente a quello che dice qualcun altro, anche non in periodo di campagna elettorale, proseguite la vostra azione, insomma, di certo, politica? Assolutamente sì, siamo un gruppo di persone che continua a portare avanti le idee del movimento e coerentemente con quello che era stato detto, insomma, ci siamo. C'è qualche tema sintetico che vi sta a cuore ultimamente? Ma temi, il piano casa che abbiamo focalizzato in maniera molto dettagliata, abbiamo portato avanti anche il discorso dei parcheggi rosa, che è stato approvato come ordine del giorno nell'ultimo consiglio, ma adesso ci sarà un consiglio molto, molto importante tosto il 30 di novembre che riguarderà l'assestamento di bilancio e l'approvazione dell'ultima parte del piano casa sul centro storico, e durerà tutto il giorno, quindi la cittadinanza è invitata, anche perché ci saranno alcuni debiti fuori bilancio, soprattutto quello sul mercato ortofrutticolo, molto interessante, insomma, da approvare. Va bene, grazie Gilberto. Grazie a te.